Sì, entusiasmo comunque che... Intanto c'è un tiro da lontano con Redaelli che va a spedire in calcio d'angolo. Redaelli ancora al limite dell'area, attenzione, c'è un uomo libero, il pallone che filtra sulla destra, il cross dal fondo, non esce Frigerio e pigliamo il gol. Mauri sulla sinistra, il suo cross in area di rigore, il colpo di testa che non arriva di Castagna, palla per Maggioni, solo il tiro di Maggioni, la palla viene deviata in calcio d'angolo, anzi no. Il corridoio, attenzione, è saltato anche Mauri, il tiro da lontano, Frigerio a vuoto e palla sul palo. Schema difensivo classico da squadra dell'ora. Torio Frigerio, non è vero, 2-0, svirgola la palla, viene fuori un gran passaggio per Vaglio sul dischetto, Vaglio tiro, colpisce un giocatore avversario a terra, forse con un braccio. Sinistra, l'errore dell'avversario, Castagna, gol! Ragazzi, che gol ha fatto il Toro! Ragazzi, che gol ha fatto il Toro! Un pallone praticamente inconsistente sulla fascia di sinistra, un difensore, vale a dire Borgonovi, si è addormentato sul pallone, la palla è rimasta sui piedi di Castagna che ha visto Bonizzi leggermente fuori dai pali e al primo pallone valido toccato ha infilato il gol dell'1-2. Corner battuto, Mignanelli, di nuovo Mignanelli, vediamo se riesce a buttarla dentro, gol! Incredibile, l'ho vista dentro, bravo, molto bravo. Anche loro, però, aia! Beh, c'era una palla recuperata su Di Ceglie, molti dubbi! Autogol. Autorete, autorete di Redaelli. E loro hanno fatto la loro onesta partita, come deve fare. Attenzione che rischiamo il quarto gol. Co, limite dell'area, palla fuori, tiro dal limite. Uè! Gran parata di Frigerio. Sì, questa... Lecco esce sconfitto per 3-1 dalla trasferta in quelle di Castel Goffredo e ripone per ora le ambizioni di alta classifica. Una partita dai due volti con un primo tempo assolutamente inconsistente da parte della formazione di Roncari, che ha subito due gol nei primi 20 minuti e non è stata assolutamente mai in partita. Nel corso del secondo tempo la formazione blu-celeste ha risalito la corrente con un gol di Castagna riaprendo il match, ma spegnendosi poi man mano con il passare dei minuti, subendo il gol del 3-1 su un'autorete nella parte finale del match. Sicuramente una gara in cui poteva esserci il salto di qualità che non c'è stato e nella quale ci sono di nuovo visti i limiti di questa formazione, che sono sia di alternative ai giocatori quando ne vengono a mancare tra quelli importanti, sia strutturali per quanto riguarda alcuni ruoli, in particolare quello del portiere, in cui anche oggi ci sono state parecchie lacune in cui si bisognerà discutere sicuramente nel corso del proseguo della stagione. Da Castel Goffredo, Valerio Corbetta e Puri, ciao.